aree che possono essere interessate dalla liposuzione, virtualmente tutte le aree che possono accumulare il grasso praticamente. E peraltro il tessuto adiposo presenta dei pattern di distribuzione diversi tra uomo e donna. Nelle donne infatti molto comunemente sono interessati gli arti inferiori, quindi dai fianchi alle cosce, l'interno coscia, eccetera. Gli uomini invece tendono ad avere un accumulo più di carattere centripeto, quindi maggiormente interessato l'addome, i fianchi. Si dice colloquialmente che le donne ingrassano a mo' di pera, gli uomini a mo' di mela, proprio perché le aree interessate sono un po' diverse tra uomo e donna. L'avevo sentito. Esattamente. Ed è effettivamente così. Non in maniera omogenea il grasso si distribuisce tra i due sessi e quindi vi è delle zone privilegiate nell'uno e nell'altro. Quindi si può intervenire sostanzialmente su tutte le zone che sono affette da questi accumuli adiposi.